محمد الحسن محمد زغرب. L'uomo che parla ha 38 anni e si chiama Adel Hussein Zureb. Adel è sposato, ha 6 figli e vive insieme alla sua famiglia in una casa di 2 stanze nel campo profughi di Tel al-Sultan, nella striscia di Gaza. La striscia di Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo. In 140 metri quadri vive più di 1,6 milioni di persone. Il 44% degli abitanti soffre di insicurezza alimentare, il 34% di disoccupazione e l'80% dipende dagli aiuti umanitari. Adel Hussein Zureb è uno dei molti beneficiari di un progetto chiamato Work for Hope e realizzato dall'organizzazione umanitaria italiana Coopi, grazie al supporto economico di ECO, l'Ufficio per l'aiuto umanitario e la protezione civile della Commissione europea. Ma cos'è esattamente Work for Hope e dove viene realizzato? Work for Hope tocca i territori palestinesi occupati, dal 2002 a Gerusalemme in Cisgiordania, dal 2006 nella striscia di Gaza, ed è un cosiddetto progetto di Cash for Work. The philosophy behind this intervention is to give an emergency response to the people touched by this crisis. It's an intervention which aims to improve life condition of the beneficiaries through injecting cash flow in the community. Cash for Work is a project that gives money to the people in order to make some works in benefit to the community. Ma in che cosa consiste davvero l'intervento di Cash for Work? Nella creazione, ad esempio, di impieghi temporanei e di opportunità di lavoro, nel coinvolgimento dei capifamiglia e delle comunità, allo scopo di migliorarne le condizioni e la qualità di vita. Non bisogna infatti dimenticare che il fine ultimo del Cash for Work è l'assistenza primaria, soprattutto alimentare. Come quella che Coopi ed ECO sono ad esempio riuscite a garantire ad Adel Hussein Zureb. Adel, con il suo carretto e il suo asino, per 2 mesi ha ottenuto un lavoro e ha contribuito a rendere più pulito il suo villaggio. تقديم طلبات وظائف تبع البلدية فرحت وقدمت الورق عند الدكتور عزمي أبو مور على أساس أن احنا نقدم لطلبات مؤسسة كوبي. Da decenni le popolazioni civili che vivono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est soffrono a causa dei conflitti e delle occupazioni. Da decenni le popolazioni civili che vivono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est soffrono a causa dei conflitti e delle occupazioni. I palestinesi sono sottoposti quotidianamente a divieti, a posti di blocco e a restrizioni imposti dall'esercito israeliano. Tutto ciò comporta forti limitazioni alla libertà di movimento e ha avuto un serio impatto sulle condizioni di vita degli stessi palestinesi. I divieti e le restrizioni degli israeliani all'interno dei territori occupati rendono ancora più fragili e povere le comunità palestinesi, ne minano la crescita economica, ne influenzano il tasso di occupazione, ne limitano l'accesso ai servizi primari come la sanità, l'alimentazione, l'educazione e la casa. Inoltre, i divieti e le restrizioni degli israeliani impediscono spesso alle organizzazioni non governative di sviluppare programmi di aiuto efficaci. Coopi ed ECO hanno scelto attentamente i villaggi beneficiari del progetto Work for Hope, dando priorità alle comunità insediate nella striscia di Gaza o nella cosiddetta Area C. One of the first element that we took into the consideration in order to select the communities was their geopolitical position in the Palestinian territories. For instance, we gave priority to those communities located in those areas under Israel control, those areas named Area C. L'area C è sotto il totale controllo di Israele.
corrisponde a oltre il 60% dell'intera Cisgiordania e la maggior parte dei pascoli e delle terre fertili della Cisgiordania, compresa la Valle del Giordano, si trovano nell'area C. La vita non è facile in questa terra. Molti palestinesi vengono allontanati dalle proprie abitazioni a causa di demolizioni di case, sfratti e violenze con i coloni. A loro volta i coloni israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme Est continuano a realizzare insediamenti e il loro numero ha superato il 500.000 di persone. Fayez Fersan ha 26 anni. È un pastore di Kirbet Tana, villaggio nel nord della Cisgiordania. Kirbet Tana ospita una trentina di famiglie di pastori. Qui non si può costruire, si vive in tenda e quando anche le tende vengono distrutte, i pastori si rifugiano con le loro famiglie nelle grotte. Ma come funzionano esattamente i progetti di Cash for Work realizzati da Coopi e sovvenzionati da ECO in Cisgiordania e nella striscia di Gaza? Prima di tutto è importante sottolineare come il Cash for Work serva ad alleviare la povertà delle famiglie palestinesi, a migliorare il loro reddito e le loro condizioni di vita. In particolare, il programma di Cash for Work ha come fine quello di garantire alle comunità fragili l'accesso economico al cibo e ad altre forme di sostentamento. Questo obiettivo può essere raggiunto fornendo impieghi a tempo determinato, lavori temporanei e assistenza economica d'emergenza a famiglie economicamente povere. Come quella di Emin Ash-Shawash, 40 anni, che vive a Gaza e deve mantenere oltre ai 6 figli anche i genitori. Grazie a Coopi e ad ECO, Emin ha ottenuto un nuovo lavoro, raccogliere immondizia per conto della municipalità. في البلدية عن طريق مؤسسة كوبا قلت له بشتغل قال لي طيب بكرة بتيجي الساعة 6 الصبح. I progetti di Cash for Work realizzati da Coopi e da ECO offrono impieghi a tempo determinato a migliaia di palestinesi disoccupati. Non solo, il Cash for Work è pensato anche per fornire servizi di pubblica utilità come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, lo smaltimento dei rifiuti. Il Cash for Work, inoltre, opera anche per migliorare le infrastrutture di base come le aree di gioco per bambini, la manutenzione delle strade, il recupero delle cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, la valorizzazione del patrimonio archeologico locale e la ristrutturazione di vecchi edifici. A Al-Giflik, invece, villaggio che sorge nell'area C, non lontano dalla Valle del Giordano, l'operaio Habes Atouna sta costruendo insieme ad alcuni colleghi un nuovo edificio a disposizione della municipalità. Uno dei problemi principali per le comunità rurali palestinesi è quello dell'acqua. Hamad è una donna beduina e vive insieme al marito nella vasta area di Al-Maleh. La sua tenda è spartana, c'è una credenza semplice, gli oggetti della dura vita contadina. Coopi ed ECO hanno aiutato Hamad e la sua famiglia a recuperare una sorgente d'acqua un tempo inutilizzabile. كانت هسه المي مقطوعة هسه المي أحسن تلبكة المي للشغل للغسيل للغنم لشغل البيت للتنظيف كل شيء المي هي المي الحياة طيب حبيبي
كنا نجيب مي من عين البيضة، هسه المي متوفرة عنا، مشروع كوبي. شكرا لكم، مشروع كوبي. Nella remota campagna palestinese l'acqua costa cara, fino a 70 shekel al metro cubo, quasi 15 euro. Una cifra molto alta che spesso i pastori non possono permettersi. Oltre all'acqua, infatti, c'è da pagare il trasporto, che avviene lungo strade impervie e prive di asfalto. Per arrivare al villaggio di Kirbet al-Tvayel, ad esempio, l'acqua impiega molte ore. Per questo, a Kirbet al-Tvayel, Coopi e Edeco hanno riabilitato 12 cisterne, fondamentali per la raccolta dell'acqua piovana. Basim Salem Bani Yaber, pastore cinquantenne, racconta la sua esperienza. يطرد فينا لمنا وصلنا للمكان هذا للخربة فقامت مشكورة مؤسسة كوبي في تأهيل 12 بير من ما سد رمق المزارع وهذه الكمية هي كمية بسيطة من عدد الآبار الموجودة في آبار بعد بدها تأهيل وتظبيط لهذا الشيء واحنا شاكرين ونتمنى من المزيد من المشاريع اللي بيقدموها. È importante sottolineare come il progetto Work for Hope sia stato possibile grazie alla partnership fra Coopi ed Eco, iniziata nel 2002. L'anno dopo, nel 2003, a seguito di attacchi kamikaze palestinesi in Cisgiordania, Israele ha iniziato la costruzione della cosiddetta barriera di separazione. La barriera ha ridotto l'accesso di migliaia di palestinesi ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali. Ha diviso quartieri, vicinati e famiglie. Dal 2003 al 2011 la barriera ha ridotto del 12% il territorio palestinese, causando l'espropriazione delle terre per 28.000 abitanti. Work for Hope is also a communication opportunity and a consciousness building thanks to photo reportage, video interview and website. We think that Work for Hope is not just a project about money, but it's a project about hope.